Con Franco Reggine, già sindaco di Forio, giornalista, uomo di cultura, la mostra di Mariolino a Sant'Angelo, il modo più bello per riprendere dopo il confinamento le nostre vicende degli ultimi tempi e il modo più giusto anche all'insegna del buon umore e della cultura. Io penso che i quadri di Mariolino danno proprio quell'entusiasmo della ripresa, del ristare insieme, danno una socialità che è estrema, perché la sua pittura è una pittura che esprime la sua forianità e nella bellezza, nell'eccezione della parola, perché Mariolino si iscrive in quella grande cultura che Forio ha sempre rappresentato negli anni, nei vari anni, attraverso Gino Coppa, attraverso Pagliaccio, attraverso Bolivar, attraverso Peperone, tutti i grandi personaggi, Burger, che poi era un foriano di adozione, ma tanti altri artisti che hanno rappresentato veramente con la pittura e con le varie forme d'arte la bellezza di Forio nelle varie specie. Quindi Mariolino, a parte che è un amico di vecchia data e quindi era doveroso venirlo a salutare come amico, ma io che conoscevo le opere nell'atelier, ma devo dire che ogni volta che le rivedo mi impressionano sempre di più in maniera entusiastica, perché dal loro realismo esprimono la capacità dell'artista di sbalordire chi guarda una sua opera, cioè vedere lo scotch attaccato nel quadro e avere la tentazione di andarlo a staccare, o il filo che pende, che tu vedi sulla cornice esiste il vero filo e poi lo stesso filo diventa immaginario durante la pennellata sulla tela, è una cosa che veramente è incredibile. A me piace e ogni volta che la rivedo mi entusiasma ancora di più, e non c'era modo migliore di riprendere i contatti sociali se non con una mostra di questo livello, grande livello, e la presenza così numerosa di tanti isolani, ma anche di tanti turisti che stanno sull'isola di questo periodo, dimostrano che il maestro Mariolino Capuano è sempre più nei cuori, palpita sempre di più nei nostri cuori. Mariolino Capuano, allora, un bel tributo di gente, di appassionati. Tutti quando mi vengono a trovare, malasigna, capito? Visto che campo poco ancora, peggio. No, dobbiamo fare i debiti scongiuri, altri 1000 anni. Tutti i miei qua sono tutte ironie, capito? Con il soggetto ormai noto che è il Pinocchio. Che l'uomo, ricordiamoci sempre, Pinocchio non è sempre chi lo conosce. Pinocchio è bote bravo, bote santo, bote cattivo, capito? Con Giudivina siamo qui a Sant'Angelo, organizzatore dell'evento Mariolino Capuano e il suo Pinocchio. Ecco, spiegaci il perché di queste iniziative e tutti i progetti legati a Mariolino e alla sua mostra. Allora, in realtà io ho avuto l'onore già di organizzare una mostra di Mariolino proprio qui a Sant'Angelo, in questa location, nel 2013. Dopodiché praticamente c'è stata la sua assenza legata ai problemi di salute. Gli ho riproposto di fare questa mostra perché stavo lavorando a un altro progetto sempre legato al mondo dell'arte, e lui ci ha offerto questa possibilità. La mostra è inaugurata oggi, praticamente 21 giugno, data simbolica dell'inizio della stagione, e sarà qui praticamente fino alla prima decade di ottobre. Il 18 di luglio, che è il compleanno di Mariolino, faremo la presentazione di un documentario proprio su di lui, parliamo di lui in particolare, ma anche dell'edizione di Pinocchio in foriano e di tutti i suoi lavori e di Il colpo di luna, uno degli eventi, anche perché lui è uno degli ultimi organizzatori in vita di questo evento, che è stato considerato nel 1967 uno dei più grandi eventi di esposizione artistica del sud Italia. Tra i vari artisti presenti, oltre la Saxi, Pierpaolo Pasolini, Andy Warhol e tanti altri nomi, Gino Coppa e tutti i nomi storici dell'isola, è legato al mondo del Bar Maria praticamente. Ecco, ricordaci gli orari della mostra, fin quando è possibile visitarla. Allora, la mostra è fruibile tutti i giorni, praticamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22, fino al 10 ottobre, credo. E poi il 18 luglio, che è il compleanno di Mariolino, faremo la presentazione del documentario, e il 25 settembre faremo uno spettacolo teatrale proprio sul Pinocchio, insieme al Teatro d'Aosta e a Livio Viviano.